avanti. Daniela Sabatini, che avremo ai nostri microfoni tra poco, perché ovviamente è stata una delle protagoniste di questa partita, ma che ha anche un debole, no, con l'Inter. Lei segna spesso e doppiette, eh? I suoi primi due gol in maglia viola, infatti, sono stati proprio una doppietta contro l'Inter. Antonio, sei rimasto sorpreso della reazione della Fiorentina nel secondo tempo, giocando in 10 dal primo minuto, del secondo tempo? Paradossalmente la Fiorentina, abbiamo visto un'ottima Fiorentina quando ha giocato i secondi 45 minuti in 10. Probabilmente l'Inter si è rilassata, pensava ormai di avere la partita in mano, però come dice un grande allenatore, finché l'arbitro non fischia la fine devi giocarla la partita. E la Fiorentina l'ha fatta in maniera molto... cioè in maniera buona, arrivando al pareggio, soprattutto trascinato da Daniela Sabatini, che non molla mai, perché ci ha creduto, ha fatto due gol, e l'Inter è riuscita a recuperare il risultato alla fine, però indubbiamente deve fare un po' di esami quando affronta un secondo tempo del genere contro una squadra con una pedina in meno e subire due gol. Questo deve far riflettere. Avremo modo allora sicuramente di parlarne con le due allenatrici. Adesso è pronta ai nostri microfoni Daniela Sabatino, quindi vado al Franchi, c'è anche Martina con lei. Ciao Daniela, complimenti per la tua partita, anche ciao, perché te lo dico, è la prima volta che noi scegliamo una migliore in campo della squadra che ha perso, ma devo dire, e siamo tutti d'accordo in studio, immagino anche a casa, persa con dispiacere, insomma meritavate il pareggio, quindi facciamo comunque i complimenti per la tua prestazione e quella delle tue compagne. Grazie mille. Allora, sai anche una... conoscendo Daniela non è contenta, ovviamente. Lo immaginiamo. Perché preferiva magari il pareggio ai suoi due gol, però è stata una partita strana. Possiamo chiederle cosa vi ha detto Patrizia nell'intervallo per farvi rientrare nel secondo tempo in inferiorità numerica con questa grinta. Niente, ci ha dato una scossa, anche perché credo che abbiamo fatto un primo tempo brutto. Abbiamo preso purtroppo due gol stupidi e ci ha dato una scossa, e il secondo tempo credo che abbiamo messo qualcosa in più. Abbiamo lottato, però le partite finiscono al 95esimo e prendere gol alla fine così fa veramente male. Immaginiamo insomma l'amarezza, ci sta, sappiamo anche che tu contro l'Inter ci hai sempre preso gusto, è la tua seconda doppietta con quella maglia lì, e qui abbiamo parlato molto di te perché c'è la CT, anzi ti faccio salutare, ti faccio parlare con Milena Bertolini perché ci ha raccontato cose belle di te. Milena. Ciao Daniela. Grazie. Complimenti per Ciao. La partita, sei stata veramente brava, ma soprattutto credo che tu sia una giocatrice importante in questa Fiorentina, una squadra giovane, con giocatrici giovani, e tu un po' sei l'esempio e sei quella che insomma le deve un po' condurre verso la crescita in questo campionato. La cosa bella di oggi è stata vedere il tuo esempio, perché oltre che aver fatto due gol molto importanti hai fatto una partita veramente di quantità e di qualità, insomma, e non è per niente scontato, quindi tanti complimenti e continua così. Ok, ti ringrazio. C'è anche Antonio Cabrini che voleva farti una domanda, Daniela. Carissima Daniela, ciao. Mi fa piacere. Ciao, mister. Mi fa piacere vedere che passano gli anni, ma tu non molli mai, la butti sempre dentro. Questo è una tua caratteristica che hai sempre mantenuto in tutte le squadre che andavi. Comunque, veramente, sei dalla partita di oggi fa capire che tu sei un esempio da seguire, perché per le giovani che si affacciano nella realtà del calcio femminile, vedere un atleta come te che non molla mai, ma a prescindere dai due gol, che tu comunque ci sei sempre abituato, il fatto di prendere la squadra per la mano e trascinarla, ecco, questa è una cosa molto importante e fondamentale, soprattutto per questa squadra, che è una squadra giovane che ha degli obiettivi precisi in questa stagione, e sicuramente il tuo aiuto è importante.
Ti ringrazio e sì, purtroppo l'età avanza, ma amo troppo questo sport, mi diverto ancora e quindi ho ancora fame, ho ancora voglia di dimostrare il mio valore. Quindi ogni partita ce la metterò tutta per aiutare la Fiorentina a raggiungere un posto importante, che adesso è veramente dura, bisogna solo lavorare, stare in silenzio e seguire il mister. Daniela, l'ultima domanda te la faccio io. In vista della prossima partita, ci rivedremo sabato prossimo qui insieme sulla 7, si affronterà la Roma. Ecco, con le tue compagne sicuramente farete il punto di questa partita, degli errori e delle cose buone portate in campo. Conoscendo questa prossima avversaria, cos'è che non deve accadere, sicuramente guardando gli errori di oggi? Sicuramente l'approccio, e dobbiamo essere concentrate dal primo minuto fino al 95esimo, perché stiamo avendo la prova che ogni occasione l'avversario ci segna, quindi bisogna essere più cattive, più vogliose di portare a casa la vittoria. Sappiamo di affrontare la Roma, che è un'ottima squadra che punta a vincere il campionato, ma di certo non la daremo per persa fin da subito, quindi io mi auguro che inizieremo la partita in un nuovo approccio. Grazie Daniela, ti lasciamo libera e ci vediamo sabato. Grazie a voi. In bocca al lupo per la prossima.